Amici di Food Golf Magazine, siamo a San Miniato, potete vedere anche voi, location meravigliosa. Alberto Lombardi, personaggio diciamo storico ormai di IFG, perché comunque sei uno dei fondatori, e tu di mondiali ne hai già vissuti, ci stiamo avvicinando a quello di Orlando in Florida. Come stai vivendo l'attesa? Ormai mancano pochi mesi, e se ci racconti anche quale sarà il tuo ruolo in occasione di questa kermesse importantissima. Beh, l'attesa, ormai diciamo che sono quasi un anno che stiamo lavorando per il mondiale, perché da quando è uscito lo scorso anno il bid per chi avrebbe organizzato il mondiale, diciamo, immaginavamo che gli Stati Uniti potessero vincere, quindi appena poi c'è stata la conferma ufficiale ci siamo messi a lavorare già da allora. E quindi un po' tutti, chi, con il capitano Mazzer, col gruppo di lavoro, con Mirko, con Stefano, con Leo, tutti quanti, abbiamo iniziato a buttare giù tutto quanto serviva per fare una spedizione dall'altra parte dell'oceano per 2 settimane, dove pensavamo già di partenza che i numeri potessero essere alti dei giocatori italiani qualificati. Infatti così è stato, siamo stati la nazione con più posti, perché ovviamente a livello di ranking siamo i numeri uno nel mondo. In più ora ci hanno, con la fine dell'anno, riassegnato altri posti che abbiamo usato, e quindi andremo al mondiale con 68 giocatori. E 68 giocatori più 8-9 coach che dovranno seguire tutti i giocatori nei 5 campi dove si svolgerà tutto il mondiale. Quindi praticamente i coach avranno un grandissimo lavoro, dovranno fare tantissimi chilometri ogni giorno per riuscire a supportare tutti i giocatori di tutte e tre le categorie, quindi sia senior che men che donne. Mi sono perso poi l'ultimo pezzo. Il tuo ruolo? Io sarò l'head coach, e quindi dovremo gestire contemporaneamente sia tutto il gruppo dei giocatori che il gruppo dei coach, e quindi là dovremo anche fare appunto le riunioni classiche che ci sono ad ogni mondiale, la riunione dei capitani, la riunione dei presidenti, in cui verranno date tutte le info per il giorno successivo, e noi la sera dovremo fare le riunioni con tutti i giocatori per dare tutte le notizie. Come potete immaginare, 68 giocatori che giocheranno in 5 campi, ci sarà, faccio un esempio, Piscopo che gioca nel campo A alle 8:30, ci sarà Mazzer che gioca nel campo E alle 10:15, quindi dovremo comunicare in tempi celeri tutte le info a tutti i giocatori, insomma. Quindi diciamo che non andiamo, sicuramente noi coach non andiamo a fare una vacanza, cioè ormai ce lo siamo già detti, già in Ungheria un pochettino meno, comunque i percorsi sì erano lunghi, però abbiamo fatto i nostri 18-19 chilometri quotidiani. In UK, nell'Europeo del 2019, siamo riusciti ad arrivare anche a 26 chilometri in un singolo giorno, perché ovviamente il coach segue il giocatore per 2-3 buche, poi torna indietro e aspetta l'altro che sta arrivando, lo risegue, poi ritorna indietro, quindi c'è una foto, io e Selmi, che praticamente rientriamo il sabato in clubhouse appoggiati uno alla spalla dell'altro, perché camminavamo con mezza gamba l'uno, quindi è così, la vita dei coach è dura. Ascolta Alberto, io ho percepito bellissime sensazioni, vedo che il gruppo comunque è già cementato e sicuramente ci sarà il sostegno che ognuno potrà dare a tutti gli altri, no? In occasione di questo mondiale. Sì, perché comunque, allora, la vecchia guardia è già entrata nelle esperienze passate nell'ottica di un gruppo di gioco in cui conta tantissimo l'unione. Perché non sembra, ma anche nella gara individuale, essere comunque supportato dai tuoi compagni anche la sera, magari hai avuto una buca storta, cioè comunque sempre quei 3-4 compagni che ti incitano, che ti riportano tra virgolette sulla retta via a livello di testa.
E comunque i nuovi sono entrati e diciamo sono entrati già tutti concentrati, purché mancano ancora dei mesi per andare, però stamattina appena sono arrivati tutti in anticipo, tutti stanno calando nella parte, stanno provando oggi durante la durante questo allenamento, chi in for some, chi in for ball, chi individuale, ogni quattro buche li stiamo mescolando per cercare anche un'amalgama, perché purtroppo il team competition è una gara particolare e quindi a volte quello bravo bravo a livello individuale non è detto che poi quando gioca in for some o in for ball riesce a dare risalto alle sue qualità essendo in match play. Quindi stiamo oggi pomeriggio provando tutte queste amalgame tra i vari giocatori, anche i nuovi. Invece domani faremo gara vera e propria, quindi su 12 buche chi parte in foursome finisce il foursome fino alla dodicesima, come se fosse proprio il mondiale, insomma. Mentre oggi ogni quattro buche li alterniamo per far sì che provino anche confidenza a livello di pallone, a livello di piede, destro-sinistro, che può essere utile nel foursome. Nel four ball ma abbiamo messo uno che rischia un po' di più con uno più che rischia meno, che quindi magari ti dà il par sicuro, mentre l'altro può provare a fare il birdie, insomma a pescare tra virgolette il cosiddetto jolly da lontano. Quindi insomma oggi abbiamo fatto un discreto lavoro che ci ha impegnato nelle precedenti giornate per cercare di far tornare tutto, insomma. Ecco, allora io ovviamente vi faccio l'in bocca al lupo, perché è l'evento, non dico dell'anno, visto che lo stiamo aspettando dal 2018, il più grosso in bocca al lupo. Tu ti senti di fare un in bocca al lupo a Food Golf Magazine, che comunque è nato da poco, ma sembra che piaccia, no? Come idea. Food Golf Magazine, se mi vuole assumere come portavoce ufficiale, io ho un database ormai storico dal 2013 di tutti mi piace questa cosa. Campi, par delle buche, eccetera, eccetera, quindi... Ne parliamo davanti a una birretta, allora. Sì, anche mezza birra è uguale. Ok, Alberto, grazie. Grazie infinite, grazie.